Monsignor Angelo Tafi è stato uno dei più importanti protagonisti del Novecento aretino. Egli è stato infatti uno dei primi a studiare Arezzo e i suoi tesori artistici. Certamente, nel Novecento è stato uno dei più importanti personaggi rappresentativi della cultura aretina, non solo per quanto riguarda l'arte, ma visto che io sono della società storica dovrei dire particolarmente per quanto riguarda la storia di Arezzo. Certo, le sue guide, le guide del Tafi sono dei monumenti che concernono tanto l'arte quanto una panoramica storica della città. Basta leggere le introduzioni storiche di Arezzo, Cortona e San Sepolcro. L'abbiamo detto, Monsignor Tafi è stato un grande divulgatore storico-artistico. Quali sono state le sue intuizioni migliori? Tafi è stato un grande divulgatore, come dicono molti, ma non solo un grande divulgatore. È stato anche un vero e proprio storico, le cui tesi potranno essere discutibili e sono discutibili. Potranno essere discusse e non accettate, ma non si può dire che Tafi non ha studiato la geografia aretina, i santi aretini, mettendosi in polemica con autori ben più quotati di lui a livello nazionale, potrei dire. Il lavoro sulla chiesa aretina dalle origini al 1032 è sicuramente un'opera che rimane un unicum. Lui ha tracciato questa strada della storia della Chiesa aretina nell'Alto Medioevo, che è una cosa che credo che ancora oggi sia l'unica che c'è in maniera così sostanziosa. Ecco. Poi ha scritto le guide di Arezzo, Cortone e San Sepolcro, sono uno dei monumenti ricercatissimi.